Blocchiamo tutto. Siamo stanchi di questo governo. Devono andare tutti a casa. Un corteo attorno alla rotatoria di Villa del Bosco a Corezzola. Sono circa 20 trattori che dalle 3 di questo pomeriggio hanno sfilato. Gli uomini erano alla guida, molte mogli in strada a fare volantinaggio. Disoccupata, in attesa. Ho due figli a casa senza lavoro e un marito con la pensione minima. Lei cosa coltiva? Coltivo in generale, facciamo coltura intensiva e vigneto. E comunque se si va avanti di questo passo qua, Gli agricoltori non riescono ad essere competitivi. hanno meno spese di noi da sostenere, di conseguenza loro possono importare, esportare e la nostra roba qui non riusciamo a vendere. Si lavora per le spese e basta. Non, per tirare avanti, per altro non c'è da fare. Una manifestazione pacifica, i forconi non hanno bloccato il traffico come si credeva in un primo momento. L'intenzione non è quella di bloccare, è quella di rallentare e informare. A solidarizzare con i manifestanti oggi c'era anche Davis Boschiero, campione europeo super piuma di pugilato. I miei coetanei, anziani, un po' di gente, insomma, perché infine lo Stato deve accorgersi che ci siamo anche noi.